tanti significati. E se ciò può trarti in inganno, ti faccio un piccolo esempio per evitarti un malanno. Non puoi sbagliarti con me, perché ogni cosa ha dei nei. Ma devi restare impassibile, quindi rimani dove sei. Esempio: un discorso intricato e senza senso. Se mi casca una mosca nel piatto, mi fa senso. Se forse tu mi hai capito, prosegui un po' la canzone. Oppure vuoi ancora ascoltare? Non mi lascio pigliare dall'emozione. Ma devi essere sicuro, poi dopo averli fatti io, sti piccoli esempi del senso, e la gente continua il suo brusio. E si dice: io se sbaglio mi affido al buon senso. Se qualcuno si addossa una colpa, anche questo è il senso. So che tu sei in grado di proseguire il ritornello. Se non sei disorientato, puoi dire: un gioco è carino, è proprio bello. Ti lascio libero di fare, di sbizzarrirti come vuoi. Non voglio sapere niente, e se sbagli sono cavoli tuoi. Inizio: se mi sposo poi chiederò ai miei un consenso. Se vedo un film dell'orrore in TV, provo senso. Se percepisco le piccole cose, ho anche un sesto senso. Se poi mi annoio qui canterò la canzone senza.